A gennaio del 2020 avevamo uh, lanciato la nostra idea di iniziare il percorso di candidatura al uh, riconoscimento UNESCO. Ci è stato chiesto espressamente di rallentare il nostro percorso per non togliere visibilità al MAB UNESCO e così abbiamo fatto. Siamo stati fermi un anno, adesso abbiamo ripreso pubblicando esattamente lunedì sul sito del Comune la manifestazione di interesse per eh, raccogliere appunto, gli interessi da parte della società al progetto preliminare di candidatura del Centro Storico eh, di Asolo a eh, riconoscimento UNESCO. Giusto un mese fa iniziava ad evidenziarsi la spaccatura all'interno dell'intesa tra i comuni dell'Asolano e della Pedemontana del Grappa. Di mezzo i riconoscimenti UNESCO con da una parte Asolo che scalpida per correre da sola sulla scia delle colline tra Conegliano e Valdobiadene e dall'altra le altre amministrazioni impegnate a valorizzare il Grappa come biosfera. Divergenze che per molti non fanno bene a questa parte della marca. Sono due cose che sono partite in tempi diversi: nel senso che noi abbiamo adesso è questione di giorni, avremo la notizia se è stato accolto un riconoscimento oppure no. Asolo chiede un tipo di riconoscimento diverso, che chiaramente eh, auguriamo anche a lui di poter portare a casa. Un divario che, se non prontamente recuperato, rischia di diventare una vera e propria frattura tra pedemontana e colline asolane, con inevitabili ripercussioni anche per molti altri progetti. Intanto per noi l'augurio è di avere buone notizie a breve e a Asolo di iniziare questo percorso con tutta la fortuna. Però non è che qui sappia molto un po' di spaccatura sta storia? No, non...